Ben trovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono quattro gli argomenti che affronteremo in questo nostro incontro. Partiremo dal rendiconto per l'anno finanziario 2023, il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza. È stata approvata anche la legge per il riconoscimento delle palestre della salute con voto a maggioranza, approvata la riforma del regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi e in questo caso invece il voto è arrivato all'unanimità e poi si parla del premio architettura. Sono stati presentati sei progetti vincitori con alcune novità, ma andiamo per ordine. È stato approvato, come abbiamo detto in aula, il rendiconto regionale per l'esercizio finanziario del Consiglio regionale con 26 voti favorevoli. L'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Controllo e a fronte di previsioni iniziali di entrate e di uscite stimate in 31 milioni e 439 mila euro, vi sono state variazioni in aumento sia in entrata che in uscita di oltre 7 milioni e 846 mila euro, determinando con ciò un ammontare delle previsioni definitive di oltre 39 milioni e 286 mila euro. I numeri ci parlano di una gestione sicuramente attenta, oculata ed anche efficace. Ciò è dato dagli aspetti, insomma, di bilancio contabile in senso più stretto, però anche il fatto che il rendiconto, insomma, consegni a al Consiglio regionale in questo esercizio 1.700.000 euro di disponibilità da poter utilizzare in maniera libera sia per spesa di investimento che per spese correnti, ma una tanto, ci segnalano appunto come l'attenzione alla spesa e ai costi sia stata un'attenzione che ha prodotto anche risultati utili. Quindi io giudico questo positivamente, in quanto, così come solitamente il bilancio viene condiviso dall'ufficio di presidenza, ci possa anche essere in maniera condivisa l'utilizzo di queste risorse che noi potremo appunto usare in questo esercizio 2024, così come è stato fatto anche in precedenza, allorché gli avanzi di amministrazione del bilancio del Consiglio sono stati utilizzati anche di volta in volta per esigenze, bisogni o anche emergenze. Ricordo ad esempio i contributi stanziati mesi fa nel 2023 per sostenere i comuni impegnati dalle alluvioni e da eventi calamitosi. Ecco, quindi le frequenti variazioni di bilancio che qualcuno in aula ha sollevato come elemento di criticità, noi riteniamo invece che siano elementi che attestino una gestione attenta, proprio una gestione che guarda anche all'evoluzione dei fatti e destina le risorse in base anche alle esigenze che di volta in volta si presentano. Ci sono continui avanzi liberi, ormai da parecchi anni, che a nostro avviso testimoniano una scarsa programmazione e probabilmente anche eccessive risorse a disposizione del Consiglio. Peraltro, sotto questo profilo, abbiamo evidenziato la necessità, che avevamo richiesto già da tempo, di una dotazione per le proposte di legge di iniziativa del Consiglio regionale, di risorse economiche da questo punto di vista, che invece non trovano ancora soluzione fra Giunta e Consiglio regionale. Alla luce di questo e alla luce anche di una difficoltà di programmazione di molti settori che non riescono nemmeno a spendere le risorse, abbiamo confermato un segnale negativo che avevamo già dato e abbiamo votato contrario. E il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la nuova legge sulle disposizioni per il riconoscimento in materia di palestre della salute. Con quest'atto si introduce un nuovo articolo alla legge che va a disciplinare il riconoscimento delle palestre della salute come strutture di natura non sanitaria pubblico o privata in cui si possono svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato sotto il controllo delle figure professionali previste proprio dallo stesso decreto regionale 21 del 2015. Una legge importante per la Toscana, una delle prime regioni d'Italia ad adeguarsi, nascono le palestre della salute, dei luoghi dove si può fare sport in sicurezza, dove dei professionisti possono accompagnare gli esercizi fisici strutturati dei singoli individui che quindi hanno dei professionisti che possono
dare dei consigli, possono dare un supporto, non soltanto laureati in scienze motorie, ma anche laureati in scienze dell'alimentazione e non solo, in medici dello sport. Spetterà adesso alla Giunta regionale definire criteri, metodologie, personale da assegnare in quelle palestre dove ci sarà un riconoscimento oggettivo, sarà una novità importante perché diventeranno luoghi di sport e luoghi di salute. Non è un'iniziativa di carattere sanitario, ma la salute in questo caso si produce mediante lo sport che sviluppa prevenzione. Sono molto orgoglioso di essere stato il firmatario di questa legge che dà alla Toscana anche l'orgoglio di introdurre una novità importante, magari anche il sogno di riconoscere il Pegaso fuori di una palestra, che dà anche una garanzia e tranquillità a tanti genitori che mandano i propri figli in questi luoghi a fare sport. Un'occasione persa, noi siamo convinti che lo sport, specialmente per chi lo fa oltre 40 anni, sia soprattutto una pratica che serve a avere una salute migliore. Le palestre e la salute sono una certificazione perché in alcune palestre si possono trovare anche dei servizi anziché no, e noi per esempio riteniamo che per avere la certificazione della palestra e salute si debba avere uno spazio dove ci possa essere un ambulatorio di specialisti, dove venga fatta un'attività diagnostica di bassa e media intensità, dove venga fatta un'attività di screening e di prevenzione, per cui se il consigliere Petrucci va in palestra nel tal posto sa che lì può trovare una volta alla settimana, una volta al mese, la possibilità di fare un elettrocardiogramma sotto sforzo, la possibilità di misurarsi la pressione, la possibilità di avere una visita specialistica piuttosto che fare un'attività di screening e prevenzione, anche a pagamento, tutto questo per scelta volontaria. Quindi se vado in una palestra Rossi, che è una palestra della salute, trovo anche questo tipo di attività; se vado in una palestra Bianchi non la trovo, e in virtù di questo scelgo una palestra anziché l'altra. Un'occasione persa, quindi su questo pensiamo che questa legge sia una non legge che non serve a nulla se non a fare un esercizio dialettico e retorico, e noi pensiamo che i toscani abbiano bisogno di altro, di scelte coraggiose anche in questo ambito. Nel mio intervento ho evidenziato quanto sia importante che non rimanga un esercizio sterile di stile, diciamo, no? Perché la palestra della salute non deve essere un qualche cosa che dà una medaglietta a una palestra, ma deve essere un luogo sicuro dove soggetti fragili vanno fiduciosi di poter in qualche modo essere accuditi laddove ci fosse dei problemi. Non è un studio medico né una palestra di natura medica, è un qualche cosa di sportivo per quei soggetti fragili che comunque vogliono mantenere un esercizio fisico adeguato pur avendo delle problematiche fisiche, e conseguentemente sentirsi tutelati. È stato approvato invece all'unanimità il testo unificato della legge che riformula il regolamento attuativo locale per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi. La normativa prevede che nella scelta dell'affidatario si tenga conto della storicità sul territorio e del numero dei tesserati alla federazione sportiva, con particolare riferimento ai tesserati del settore giovanile. Cambiano i criteri, cambiano alcuni principi. È un lavoro che è stato fatto in commissione a partire da una proposta mia e del consigliere Stella, su cui abbiamo lavorato anche come PD ma anche con altri gruppi politici. È stato un lavoro che ha portato un risultato significativo, unanimità, segno che il lavoro fatto è andato nella direzione di mettere i comuni, gli enti locali, nelle condizioni di lavorare meglio. Lavorando sui criteri, inserendo criteri nuovi o rimodellando criteri esistenti nella versione precedente della legge, a partire dalla storicità sul territorio, sull'impianto, la valorizzazione dei settori giovanili, degli staff, si punta a valorizzare quelle realtà che fanno una gestione attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi, e a favorire i comuni ad avere quegli strumenti necessari per governare questo pezzo del loro territorio, gli impianti sportivi, un pezzo assolutamente fondamentale nella crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e di tutto il tessuto sociale che caratterizza e alimenta le nostre comunità. Questa legge regola la modalità di concessione degli impianti sportivi, ma noi pensiamo che sugli impianti sportivi vada fatto un lavoro differente. Noi in Toscana abbiamo pochi impianti sportivi, quei pochi sono tenuti male, a volte malissimo, non è mai stata fatta una programmazione, nemmeno un'attività comprensoriale, per cui nei comuni più piccoli, a 2 chilometri di distanza uno dall'altro, troviamo
gli stessi impianti ripetuti, entrambi fatiscenti, anziché invece trovarne uno solo tenuto bene. Noi pensiamo che lo sport per i più giovani sia il migliore antidoto verso le devianze, verso le cattive pratiche. Per poter fare sport ci vogliono impianti sportivi, ce ne sono pochi, tenuti male, e fino ad oggi non sappiamo nemmeno bene come siano stati dati in concessione, tra l'altro sempre ai soliti. Pensiamo che ci sia un grande tema, che sia quello degli stadi delle grandi città, delle città capoluoghi, che sono utilizzati una volta ogni due settimane. Noi pensiamo che si possano utilizzare anche per le squadre minori, per fare la finale del campionato, per giocare una volta un torneo nello stadio e avere quindi quel tipo di soddisfazione. Sono spazi pubblici, di proprietà pubblica, che vengono gestiti soltanto da alcuni come se fossero degli spazi privati. Quindi c'è un grande tema, su questo grande tema che è fondamentale per la salute, per i giovani, ci manca un assessore. In Toscana non c'è l'assessore allo sport, l'assessore, la delega allo sport l'ha mantenuta il presidente Giani, che contemporaneamente è assessore alla cultura, assessore al bilancio, commissario a Piombino, commissario nel Mugello, commissario nella Piana Fiorentina, più tutta un'altra serie di cose oltre a fare il presidente di regione. Evidentemente non ha il tempo, la testa per poter fare il presidente di regione e l'assessore allo sport contemporaneamente. Non c'è una programmazione, non c'è un fabbisogno, si va a pioggia in qua e là, ma non pensiamo che sia il modo migliore per affrontare una tematica fondamentale e prioritaria come quella dello sport. Ed è stato presentato alla Palazzina Reale di Piazza Stazione a Firenze ai vincitori della quarta edizione del Premio Architettura Contemporanea 2024, con particolare attenzione alla sua funzione sociale. I sei progetti si sono mostrati pienamente calati nella richiesta di capacità dell'interpretazione del contesto. Il concorso è stato vinto dal progetto La Charrette degli architetti Francesca Soli, Mario Del Gaudio e Giulia Zucca, che richiama con freschezza e giocosità il mondo delle costruzioni. Sono davvero felice ed orgoglioso che il Consiglio regionale continui a finanziare il premio Architettura. Siamo alla quarta edizione. Con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio molto molto forte alle giovani architette, ai giovani architetti. Il messaggio è: state sempre sulla frontiera del cambiamento. La Toscana è terra di arte, è terra di storia, è terra di cultura, è terra di bellezza, e noi dobbiamo preservarla, ma la Toscana deve avere la capacità anche di pensare alle città del domani, a come tenere insieme la nostra storia e l'innovazione. E questa è la sfida che abbiamo di fronte, ed è questa la ragione per cui continuiamo a finanziare il premio Architettura. Il premio di Architettura Toscana giunge oggi alla sua quarta edizione. È un premio che vuole premiare l'architettura come opera collettiva in cui committente, progettista e impresa costruttrice vengono, diciamo, premiati tutti insieme come soggetti fondamentali per la realizzazione di un'opera di architettura. È un'edizione che ha visto la partecipazione di circa 120 progetti, quindi una buona partecipazione, considerando anche il fatto che siamo usciti negli ultimi 5 anni, c'è stato anche un paio di anni di pandemia che hanno inciso non poco su tutto il processo della costruzione dell'architettura. La novità di quest'anno rispetto alle precedenti edizioni è stata l'organizzazione di un concorso di progettazione per l'allestimento della mostra itinerante che inizia oggi e che nei prossimi 6 mesi girerà tutta la Toscana. Un concorso piccolo ma simbolico, perché noi come del premio, insomma, promuoviamo molto il concorso di architettura, soprattutto il concorso di progettazione, come lo strumento migliore per scegliere il miglior progetto. È stato concepito per monitorare quello che sta succedendo a livello regionale per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'architettura, per quanto riguarda soprattutto anche la bontà dell'esecuzione e della qualità della commessa. Quindi direi che il risultato è un risultato quasi inaspettato per certi versi. La qualità è assolutamente molto alta. Abbiamo visto una certa quantità di progetti promossi dalle amministrazioni, questo ci fa molto piacere. Ci sono anche diversi progetti che sono il risultato di un concorso, quindi da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo e siamo molto felici di questo, perché è il nostro obiettivo principale. Credo la cosa più importante da dire in questa occasione sia quello di interrogarsi su cosa possa essere oggi un premio di architettura, nel senso che forse più che uno strumento utile all'autocelebrazione di una categoria dovrebbe essere un tramite per chiedersi attraverso una comunità quale sia la direzione futura delle città o dei luoghi.
i criteri che abbiamo scelto con la giuria, con cui è stato fatto un lavoro molto interessante e molto condiviso, è stato quello di scegliere dei progetti che potessero essere dei piloti e quasi dei pretesti per ragionare sui luoghi. È stato premiato sicuramente la specificità che uno di questi lavori ha messo in atto attraverso l'ascolto più che una voce alta. E questo è anche l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, l'appuntamento alla prossima settimana.